Buongiorno ragazzi, oggi la nostra piccola storia parte dal libro La mia famiglia e altri disastri, storie di Luca e di Sara, di Bernard Friot, edito da Il Castoro. La prima storia è Sara che racconta, si intitola Lista. Ieri la mamma si è messa lo smalto sulle unghie, ha provato un nuovo colore, rosa argentato, orrendo. Chiaramente era proprio il momento in cui dovevamo andare al supermercato. Già, non è che fossimo in anticipo e il suo smalto non si asciugava. Allora mi ha chiesto: «Senti, scriveresti la lista della spesa? Prendi carta e penna che ti detto». «Va bene, ma poi non brontolare se ci sono errori di ortografia». Lei ha cominciato. «Cavoletti di Bruxelles, 1,5 kg». Sono diventata verde. Cavoletti di Bruxelles. Puah! E magari anche gli spinaci, visto che c'è. Non ho detto niente. Ho scritto cioccolato 1,5 kg. In fondo cioccolato e cavoletti di Bruxelles cominciano tutti e due per C. Poi ho fatto una riflessione. 1,5 kg forse è troppo. È poco preciso. Allora ho corretto. Una tavoletta di cioccolato al latte, una alle nocciole e una di cioccolato bianco. «Sara, ci sei?» ha chiesto la mamma. «Sì, continua pure». «Una confezione di lenticchie», ha dettato. «Lenticchie? Mai nella vita!» Ho scritto «un litro di gelato alla vaniglia». Poi ho detto «Fatto, mamma!» Lei ha soffiato sulle unghie e ha proseguito. Poi scrivi 3 scatolette di tonno al naturale. «Tonno con una o due N?» le ho chiesto. «T-o-n-n-o», ha scandito la mamma. «Ah, sì, grazie». E ho scritto 3 scatole di sofficini. I sofficini mi piacciono da morire e in più il mio fratellino li detesta. Sai che faccio? Ne aggiungo una scatola tutta per lui. «Vado troppo veloce?» mi ha chiesto la mamma. «Oh no!» le ho risposto. «Per niente! Mi piace molto fare la lista della spesa, è interessante!» «Trovi?» ha detto la mamma. «Adesso aggiungi carta igienica 12 rotoli!» Ho scritto «carta igienica 12 rotoli!» «Può essere utile in fin dei conti!» Poi la mamma ha dettato «fegato di vitello» e pensare che non abbiamo neanche un gatto, «yogurt al naturale», «zucchine», «patate», «senape», «un fustino di detersivo», 6 bottiglie d'acqua». E io ho scritto, impegnandomi per non fare errori, «yogurt alla fragola», «salatini», «patatine fritte surgelate», «mousse al cioccolato», 6 bottiglie di coca, 2 pacchetti di fragole Haribo, 1 scatola di piselli, 1 pacchetto di Mars, 10 pacchetti di gomme da masticare, smarti, biscotti, gelatine alla frutta, Big Bubble. «Credo che non abbiamo dimenticato niente», ha concluso la mamma. «Vuoi qualcos'altro?» «No, no», ho detto. «Mi sembra che ci sia tutto. Possiamo andare». La mamma si è alzata per mettersi la giacca. Improvvisamente si è girata verso di me e mi ha detto: «Aggiungi una cosa che ti piace, Sara, te lo sei proprio meritato. Non so, una tavoletta di cioccolato, per esempio, ti piace tanto il cioccolato con le nocciole. Dai, segnalo». D'un tratto mi sono sentita un po' stupida. Il cioccolato alle nocciole c'era già sulla mia lista, ma dovevo proprio scrivere qualche cosa. Allora ho scritto «cavoletti di Bruxelles, 1,5 kg». E adesso passiamo alla storia di Luca. Si intitola «Io». «Mi chiamo Luca, 12 anni fra qualche mese, 1,69 m di già, occhi azzurri, capelli neri. A parte questo non saprei cos'altro raccontare. Ho una madre. Spesso mi rompe le scatole, ma è il suo mestiere. Ho una sorella maggiore. È terribilmente scocciante. Inutile parlarne.
Ho anche una sorellina che ha 2 anni, parla appena, e un padre. A dire il vero, avevo un padre. È andato via da 1 anno. Non mi va di parlarne. Mi sa che è troppo difficile dire io. E se provassimo con la terza persona? Luca è molto carino con quegli occhi azzurri, proprio azzurri. Questo l'ha detto Sara, una mia compagna di classe. L'ho sentita parlare con Viola durante l'ora di musica. E io non la trovo molto carina, a parte i suoi occhi, verdi come cavoletti di Bruxelles. Gnam gnam. Luca è bravo in difesa, ma in attacco è un disastro. Quando è davanti alla porta gli manca sistematicamente. Sembra che abbia paura di far dispiacere al portiere avversario. Questo è l'allenatore. Commenti dopo una partita, con qualcuno che non conosco. Non è neanche vero. Nell'ultima partita ho segnato un gol, un autogol. Non lo sopporto più, lo odio. Sai cosa ha fatto? Ha tagliuzzato la mia maglietta con un taglierino. È pazzo, ti dico, ma questa me la paga. È anche molto, molto cara. Questa è Valeria, che parla al telefono con Irina, la sua migliore amica. Ha cominciato lei. Mi ha rubato gli occhiali da sci, un paio di Satin all'ultima moda. Nega, ma io so che è stata lei. Ah, la terza persona non è niente di che. Proviamo a vedere come viene alla seconda persona. Luca, ma sei sordo o cosa? Non hai ancora portato giù la spazzatura? Sei come tuo padre, non ci si può contare su di te. E hai visto la tua camera? Fammi il favore di sistemare quel casino. Non sognarti nemmeno che lo faccia io al tuo posto. Non sei più un bambino piccolo. Stop! Si può togliere il sonoro, per favore? La conosco a memoria questa canzone, strofa e ritornello. Non ho escluso la seconda persona, non si presta affatto. Allora vada per io e non se ne parli più, a meno che un giorno non ci sarà un noi. Noi due. Innamorati. E voi che cosa ne pensate? Sì, voi. Vi è piaciuta, ragazzi? Bene, allora ci sentiamo e ci vediamo domani. Ciao!